Ciao a tutti, benvenuti a questo mini tutorial sulla ricerca delle fonti e l'utilizzo del metodo scientifico per verificare una notizia per il movimento Zeitcast. Io sono Federico Pistono, il coordinatore nazionale, adesso volevo dare un po' di consigli perché vedo spesso delle notizie che vengono condivise, per esempio, su Facebook o su altri social media o che mi arrivano per email, che poi fanno partire delle discussioni lunghissime e viene tutto dato per scontato come se fosse avvenuto quello che c'è scritto nell'articolo e l'errore più comune che vedo è che non c'è la ricerca delle fonti, ovvero bisogna controllare la fonte da dove sta arrivando. Per esempio, questo articolo qua, il cervello è pieno, non si evolve. Ansa.it, andiamo un po' a vedere. Caspita. Innanzitutto, dobbiamo sapere che Ansa non è un giornale di pubblicazioni scientifiche né di, né di divulgazione scientifica. Ansa è un giornale di notizie e quindi non è attendibile come fonte di informazione a livello scientifico, esempio, vediamo qui l'articolo dice il cervello è pieno non si evolve, a parte errori di grammatica da terza elementare, questo qui è il nostro organo di informazione principale in Italia, ma lasciamo perdere. Studiosi di Cambridge sui limiti a sviluppo e intelligenza, notizia del 31 luglio di Alessandra Baldini, Londra, il cervello umano ha raggiunto i limiti dell'intelligenza. le leggi della fisica impediscono alla razza umana più di diventare più intelligente, lo sostiene uno scienziato di Cambridge secondo quanto riporta oggi il Sunday Times. Quindi innanzitutto vediamo che la fonte è il Sunday Times ma non c'è nessun link al Sunday Times. Quindi dovremo andare a ricercare la notizia noi stessi, perché qua non viene fornita. Secondo Simon Loughing, professore di neurobiologia all'Ateneo britannico e autore del libro. Ok, e qui c'è l'articolo. Intanto, se ve lo leggete, vedete che non viene detto quello che viene. non viene specificato nell'articolo quello che viene detto qua. Ma questo è un altro paio di maniche. Innanzitutto, vediamo se c'è una pubblicazione scientifica a cui si riferisce e si scopre che non c'è nessuna pubblicazione scientifica, semplicemente eh, McLaughlin ha, no, ha fatto questa dichiarazione al gruppo domenicale di Murdoch, cioè il Sunday Times, che equivale a il cioè da noi, e qui viene dato come una notizia vera. Se noi andiamo a cercare. La persona, quindi non un ricercatore di Cambridge, ma eh, Simon Laughing su Google News, per esempio, e andiamo a fare la nostra ricerchina, vediamo un po' chi altro ha pubblicato questa notizia. E questo si chiama Verifica delle fonti. Esempio: perfetto, ci sono 31 articoli che parlano di questa notizia qui. Andiamo a vedere quali sono i giornali. Asian Line, Times of India, The Hindu, azienda giornalistica italiana, The Sun, IBN Live e due blog. Mm. Nessuno di questi mi sembra un giornale di pubblicazioni scientifiche, non c'è Scientific American, non c'è Fisorg, uh, non c'è nulla. Non parlo di effettivamente le pubblicazioni Science, Nature, uh, Journal of Neurobiology e via dicendo, ma addirittura anche solo aziende organi di informazione che fanno divulgazione scientifica, che si basano su pubblicazioni scientifiche. Non ce n'è nessuna, sono tutti giornalacci di seconda categoria che hanno copiato e incollato l'articolo, infatti addirittura hanno tenuto lo stesso identico titolo nella maggior parte dei casi. Um, se noi andiamo poi a vedere effettivamente questa persona esiste, è un neuroscienziato dell'Università di Cambridge, ma non ha assolutamente pubblicato nulla, quindi se una cosa non è stata pubblicata, non solo non sappiamo se è vera, ma proprio non ha nessuna validità. Le stesse pubblicazioni scientifiche, quando, sono, quando passano il, il processo di, di vaglio della comunità, eh, anzi del il gruppo che, di, eh, di esperti che decide se quella pubblicazione è valida per quel journal scientifico, neanche a quel punto sappiamo dire se... Quella pubblicazione definitiva ed è valida. Ci dovrà essere il vaglio della comunità scientifica che deve valutare se quello che c'è scritto è replicabile, se altri istituti indipendenti lo possono hanno gli stessi risultati. Eh, ci sono mesi o addirittura anni di discussione in cui gli altri scienziati cercano di vedere se ci sono delle falle nel ragionamento. Molto spesso ci sono, e la teoria viene aggiornata. E quindi quando sentite una qualunque notizia di qualunque tipo, dovete per prima cosa andare a cercare la fonte. Se questa è la fonte, la validità di quella cosa è zero, cioè non ha nessun valore. E questo è importantissimo perché eh, facciamo poi tutti quanti l'errore di andare a fare salti pindalici e discussioni di ore e ore su una cosa che non ha nessun valore scientifico, quando bastava spendere 5 minuti del proprio tempo per verificare la fonte c'è un bel video che abbiamo pubblicato sul nostro sito, il Movimento Zeit, che si chiama Il metodo scientifico e il kit antifrottola, che abbiamo preso dalla Richard Dawkins Foundation for Science and Reason e potete andarvela a vedere, For Reason and Science, eccolo qua, potete andarvelo a vedere, abbiamo i sottotitoli in italiano, basta che cliccate su CC quando viene qui fuori e vi vengono fuori i sottotitoli. Poi c'è anche un altro video che si chiama The Scientific Method Made Easy, creato da Holler54 che è un youtuber molto bravo che ha fatto una serie fantastica sulla scienza e eh, come comunicare a livello scientifico è stato è in fase di traduzione adesso come vedete è stato messo, sono stati inseriti i sottotitoli in inglese e è già stato tradotto in slovacco adesso se volete iniziare a tradurlo in italiano potete aiutare il gruppo di traduzioni e organizzarvi per tradurre questo video c'è tutta una serie di 12 video che Abbiamo in programma di tradurre tutti quanti in italiano e comunque se volete già dare il vostro contributo trovate tutti i link a questa notizia qui, al metodo scientifico, al kit antifrottola e anche al metodo scientifico eh, spiegato in maniera semplice nella descrizione del video su YouTube. Io vi invito sempre a utilizzare la vostra razionalità e il vostro buonsenso e la capacità di ragionamento nella verifica delle fonti prima addirittura di cominciare a discutere di una notizia che... Non si sa neanche se è vera o falsa.